Allora, niente, le fratture periprotesiche ad abi fosfonati in realtà sono delle patologie che ad oggi non sono ancora definite, per cui l'approccio è più che altro un approccio di porsi la domanda se in realtà quando ci troviamo di fronte a una frattura insorta spontaneamente o per un trauma minimo che ha delle caratteristiche radiografiche che ricorda quelle delle fratture atipiche, anche se in presenza di uno stelo protesico, possa essere una frattura appunto atipica d'abi fosfonati. L'approccio principale è quello di escludere patologie del metabolismo osseo che una volta che abbiamo confermato, comunque abbiamo appunto avuto questo sospetto, è cercare realmente di andare a vedere se ci siano delle patologie del metabolismo osseo di base che possano in realtà essere quelle che predispongono allo sviluppo di questa frattura. E comunque bisogna poi trattare queste fratture come si trattano le fratture atipiche, per cui un'immediata sospensione dei bifosfonati, una terapia osteometabolica, ovviamente con un'integrazione di quello che è l'apporto di calcio e vitamina D. E chirurgicamente, ovviamente l'intervento, se la protesi è stabile, è un intervento di sintesi che però appunto non può essere in queste fratture più che in altre, più che nelle tipiche fratture da fragilità, non può essere sufficiente da solo, ma deve essere sempre integrato con una terapia medica.